squadra ancora tonica, una squadra carica in vista di domenica. Ma questo è l'atteggiamento che ho chiesto ai ragazzi e sono contento perché sono stati premiati del lavoro che hanno svolto durante la gara. Ecco, il lavoro, le gare, se vengono affrontate con l'atteggiamento giusto, poi la conseguenza è anche il risultato, visto che poi vengono evidenziate anche le qualità che i miei giocatori hanno individualmente. Però c'è stata anche oggi la conferma di quello che si è visto tutto l'anno, cioè l'essere sul pezzo. La squadra si è imbattuta e anche per quello. Può aver giocato a volte meglio, a volte peggio, ma non ha mai sbagliato l'atteggiamento. Ma questo io penso che una squadra deve essere così, gli atteggiamenti di una squadra di calcio. Io sono stato abituato così e mi tengo fortunato ad aver calcato anche soprattutto questo campo qui. E se ho vinto perché non mollavo. Questa è una caratteristica mia. Poi chiaramente nel contesto di una società, nel contesto di una squadra, nel contesto dei compagni che avevo, però è una caratteristica importante che ogni squadra deve avere, cioè non mollare, perché comunque il calcio è fatto di episodi, può andare bene, può andare male, ma se hai l'atteggiamento giusto più delle volte va bene. Poi ripeto, puoi giocare bene, puoi giocare male, ma se hai l'atteggiamento giusto difficilmente sbagli la gara. In questo periodo quanto conta in tutta onestà anche il fatto che la Serie D prevede dei contratti annuali, quindi ognuno dei tuoi giocatori deve pensare anche al futuro, c'è in tanti di loro anche la voglia magari di essere confermati in questa piazza con cui stanno conquistando un traguardo importante, no? Ma è importante, sì, può essere importante, ma io penso che è più importante il raggiungimento dell'obiettivo, al di là di quello che poi è ogni situazione personale. Chiaro che lì la Serie D, sì, come hai detto te, io penso che stiano puntando al fatto di raggiungere l'obiettivo. Poi dopo è chiaro che lì la società aprirà dei discorsi, però il raggiungimento dell'obiettivo è la prima cosa che si è detto dall'inizio dell'anno, e dobbiamo continuare a stare sul pezzo. Senti, nelle file degli avversari c'è qualcuno che magari ti ha colpito in prospettiva? Può essere per il Parma un terreno di mercato, giovani di Serie B, o dici gli inserimenti che chiederò saranno elementi più di categorie più esperte? No, ci sono stati anche elementi validi nelle squadre che abbiamo affrontato, non sto qui a citarli perché non sarebbe giusto, però comunque ci sono giovani promettenti che hanno delle qualità e che secondo me possono giocare benissimo anche in Lega Pro. Sono di prospettiva perché hanno le possibilità non soltanto di giocare in Lega Pro, ma anche di crescere. Ecco, prima il collega parlava dei giocatori che magari utilizzano queste occasioni per puntare a un'eventuale riconferma. Nel secondo tempo abbiamo visto anche un'ottima prova, a mio modo di vedere, anche di giovani della Juniores che magari puntano a giocare magari anche con la prima squadra, perché Molinaro secondo me è stato forse il migliore in campo nel secondo tempo, e anche Fanti insomma si è fatto vedere anche abbastanza bene. Ma sono giocatori che ho seguito durante l'anno, spesso sono stato a vedere le gare che hanno fatto in campionato con il Juniores, faccio i complimenti qui anche a loro perché hanno raggiunto un obiettivo importante. Anche a loro ho detto, non è giusto dire anche a loro, nel senso che sono tradito da solo. No. Però faccio i complimenti a loro e speriamo di farli anche a noi, complimenti a domenica. Ecco. Devo dire che comunque sono giovani che sono promettenti, l'hanno dimostrato oggi come l'hanno dimostrato anche in campionato, visto che hanno raggiunto questo obiettivo importante. Sono contento per loro perché, ripeto, hanno ogni tanto sbircio, guardo gli allenamenti che fanno da collecchio, visto che sono nel campo a fianco, e vedono l'atteggiamento e hanno l'atteggiamento giusto, quello di comunque di volersi migliorare, di mettersi in discussione, di non darne nulla di scontato. Questo è una prerogativa importante per un calciatore. Ecco, in quella specie di lapsus dell'anche a loro fa capire che comunque è difficile non pensare a quella che sarà la partita di domenica, la giornata di domenica. In una gara come quella di oggi, dove anche per problemi di orario e la gente comunque ovviamente alle 15 lavora, vi è capitato magari in panchina di immaginarvi questo Tardini che oggi era, dalla vostra prospettiva, perché i tifosi erano alle spalle, vuoto, immaginare come potrà essere domenica, con tutto tra altri, con tutti i settori aperti? Ma è chiaro che l'immagine che uno pensa è un'immagine... Io perlomeno per quanto mi riguarda l'immagine di quando giocavo, perché quando giocavo l'emozione era scendere in campo e vedere tutto lo stadio giallo-blu, ecco quello che sarei felice di vedere anche domenica. Però ecco, come ho detto ai ragazzi, dobbiamo pensare alla gara,
dobbiamo lasciare stare tutto quello che sarà intorno, quello che festeggeranno dopo, se eventualmente. Noi dobbiamo essere lì sul pezzo, poi dopo possono fare quello che vogliono, ma domenica dobbiamo stare sul pezzo perché è facile, come ho detto anche innanzi a un vostro collega, che il mio ricordo quando ero ragazzo, giocavo, vado a Roma dell'83-84, adesso Erickson, non mi ricordo esatto, Erickson. Di Erickson, dove giocavano l'ultima partita e bastava un pareggio contro il Lecce già retrocesso. Il gol di Turone fu chiara perché era con, me l'ha raccontato, e era un romano che ha fatto perdere la Roma, un romanista che ha fatto perdere la Roma lo scudetto, quindi già sbandieravano, tutti erano lì a festeggiare, nulla di più dannoso è quello di pensare ad altro che non a giocare. Noi dobbiamo pensare a giocare. Se pensiamo a giocare, io penso che chiuderemo domenica. È chiaro che dipende da tanti fattori, però intanto dobbiamo pensare a giocare. C'è anche quel 5 maggio dell'Inter dove successe più o meno la stessa cosa, però comunque non parliamone, è meglio non pensarci. E ecco, per quanto riguarda, abbiamo parlato degli juniores o comunque dei giocatori più giovani, i due gol anche di oggi di Guazzo, tra virgolette, rassicurano, visto che con l'assenza di Longobardi, credo, adesso non so se recupererà, questo magari sto guardando più in là del mio naso, però anche l'assenza di Baraio che squalifica, la presenza di Guazzo credo che sia comunque importante anche per compiere delle scelte sempre più complete, insomma, anche da parte sua. Matteo è uno che fa parte della Rosa, fa parte anche di... Domenico potrebbe anche giocare, sta facendo bene, si sta allenando bene, oggi ha dato ulteriore prova dell'atteggiamento che ha avuto nei allenamenti e quindi è uno di quelli papabili per poter giocare. Grazie. Posto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Grazie.